sempre più freddo. Pare che tu abbia trovato un'altra tomba. Mi chiedo cosa ci faccia lì dentro. È rimasto intrappolato qui dagli anni 50 ed è morto congelato. Non è la fine che si merita uno scienziato. L'esperimento è andato male. Il KGB ha chiuso la fabbrica. Ha cercato di fuggire attraverso i condotti da aereazione, ma è rimasto intrappolato. Oh mio Dio! Fa molto più freddo qui dentro che fuori. Deve essere uno di questi. Guarda le luci, ha azionato solo il generatore d'emergenza. È entrata dalle porte principali. Non credo sia passata di qui. Sembra ci sia un generatore dall'altro lato della stanza, deve averlo azionato lei. Dovrebbe andare. Dovresti vedere la semplicità di questa macchina. E tu che ne sai? Somiglia solo a uno spettacolo da Luna Park. Mi domando se sia tossico. Credo si tratti di liquido refrigerante, ma chissà che razza di sostanze impiegavano i russi. Preferirei non scoprirlo di persona. Amanda! Dannazione, Lara, ho da fare! Vedo che hai cambiato look. Allora c'eri anche tu in Bolivia, con Rutland. Io sono stata ovunque e arriverò in luoghi che non puoi nemmeno immaginare. Questa volta sarai tu a restare indietro. Mi spiace. Mi spiace, Amanda. Ti assicuro che se avessi saputo che eri ancora viva, avrei fatto di tutto per tirarti fuori. Ti prego. Questa ormai è acqua passata. Comunque, la sai la cosa che più mi ha ferita? Constatare una volta fuori che non avevi nemmeno provato a scavare. Dopotutto l'archeologa non eri tu. Oh, mi sbaglio. Ah. Per noi era un po' come una lapide. Non importa. Non lasciate che mi segua. Controlla quella grossa arma. Mi sembra piuttosto sballata, ma potrebbe tornarti utile.
Hai visto anche tu? Ricevo delle strane interferenze anche sul video. Direi che ci troviamo di fronte ad alcune emissioni toroidali Tesla. Per quanto sia impossibile. Potresti avere ragione. Sembra fuori uso. Beh, in teoria avrebbe bisogno di parecchia energia, come quella proveniente dalla torre Tesla. Se solo riuscissi ad attivarla. Anche se temo possa essere rischioso. Dobbiamo trovare un modo per raggiungerla. Sono solo scariche ambientali. Se la torre fosse attiva, te ne accorgeresti. E se fossi il nucleo, dove sarei? In cima.